solare, fantastico, ottimista, positivo, volenteroso. Non ho nulla da dire nei riguardi di mio figlio in senso negativo. Purtroppo il destino ha voluto questa vita cancer andasse in questo modo crudele. Con gli occhi pieni di dolore e allo stesso tempo con compostezza e tanta dignità, Papa Vito ha ricordato il figlio Giovanni Vittore, deceduto tragicamente a soli 21 anni, domenica pomeriggio in via Gentile a Bari, non lontano dal Sacrario Militare. Giovanni, che a settembre avrebbe dovuto iniziare la carriera militare in aeronautica, è morto in seguito a un incidente con la moto causato da un presunto pirata della strada. Un 70enne di Sanicandro, con precedenti, arrestato nelle scorse ore grazie al lavoro della polizia locale e degli investigatori guidati dal PM Marcello Quercia e grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona. L'uomo dovrà rispondere ora di omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Ringraziamo le forze dell'ordine che ci hanno aiutato in questi momenti difficili e per il risultato che hanno ottenuto. Nel dolore immenso di chi ha perso troppo presto un figlio, un fratello, un amico, in tanti si sono riuniti nella chiesa di San Marco, nel quartiere Iapigia del capoluogo pugliese, per dare a Giovanni l'ultimo saluto. Mamma Teresa, dipendente civile dell'aeronautica militare, insieme a Papà Vito, alla sorella Arianna, alla fidanzata Mariluna, a tantissimi amici, ex compagni di scuola del liceo Salvemini, compagni di università, insieme alla comunità degli scout, di cui Giovanni faceva parte, all'aeronautica militare. Sulla bara bianca una maglietta della sua squadra del cuore, firmata dagli amici che per salutarlo hanno scritto dei messaggi su alcuni palloncini fatti poi volare. Chiediamo perdono per questa indifferenza malvagia e colpevole, ha detto Don Felice Iacobellis, che ha celebrato la cerimonia funebre, parole che hanno toccato il cuore di Papà Vito. Dopo una cerimonia di questo tipo mi sentirei anche di dire perdono. Che Giovanni vi sia di esempio il motivo per il quale è deceduto, come diceva il parroco, ci deve dare speranza. A commuovere i tantissimi presenti le parole della fidanzata Mariluna, che per sempre porterà nel cuore il suo amore Giovanni. Tu che avevi tanta paura del futuro, amore mio, adesso prendimi la mano da lassù e guidami ancora verso la felicità e io sarò per sempre tua. Mariluna.